La nostra intenzione, Eccellenza, era quella di lanciare in tal modo una sorta di ponte tra le nostre diocesi, le nostre province e, più in particolare, tra le due comunità che in Basilicata si fregiano del titolo di Città di Maria. Matera, dal lontano 1954, anno mariano, e Viggiano, dal 1995. Di fatto abbiamo potuto sperimentare in questa settimana come la vera specialità della Madonna, così come di ogni autentica madre, sia quella di costruire ponti. Ogni mamma, infatti, è un'artigiana di pace, di comunione, di incontro. Il baricentro intorno al quale tutta la famiglia converge, l'arco di volta intorno al quale si edificano e si reggono tutte le relazioni familiari. Il nostro popolo, Eccellenza, questo lo ha intuito da sempre, e credo anche in Calabria. Si è fratelli e sorelle, ho sentito dire tante volte, finché è viva la mamma. Quando lei viene meno, inevitabilmente le relazioni si allentano, fino a sbiadire talvolta nell'insignificanza, se non nell'indifferenza. Quanti dissidi tra papà e figli hanno saputo comporre le nostre brave mamme? Quante asprezze hanno saputo addolcire da una parte e dall'altra? Quanta diplomazia di pace, fatta di lacrime più che di trattati, per riconciliare talvolta fratelli e sorelle. Maria è madre, e come ogni madre non sa costruire muri, ma solo ponti. In questi giorni lei ci ha dato la gioia di sentirci un'unica famiglia, dove ciò che conta non è essere potentini o materani, tifosi dell'uno o dell'altro campanile, ma solo figli della stessa madre e perciò stesso fratelli e sorelle. In tutto questo, Eccellenza, credo abbiamo fatto una vera e propria esperienza di sinodalità, ovvero di incontro e di comunione. Al santuario, infatti, a Viggiano come altrove, le differenze sfumano, perché al santuario approdano tutti, vicini e lontani, praticanti e non, gente devota e turisti, ma comunque tutti fratelli e sorelle in umanità, perché tutti pellegrini verso lo stesso regno. Il santuario della Madonna, che insieme alla Chiesa Cattedrale è uno dei due polmoni con cui respira ogni diocesi, simbolo questa della dimensione gerarchica, quello della dimensione carismatica dell'unica Chiesa, diventa così una bella metafora del cammino sinodale, proprio perché è il luogo dove fare esperienza di quella che Papa Francesco chiama la mistica della fraternità, del mescolarci, dell'incontrarci, del camminare insieme. E camminiamo, lo avete sperimentato anche voi oggi, con chi capita, compagni di viaggio di chi viene, non di chi abbiamo deciso noi, ma di chi è attirato dal Signore, di chi nonostante tutto ha conservato un certo fiuto anche senza cittadinanza delle cose di Dio, come direbbe ancora Papa Francesco. Un fiuto che ci sorprende sempre e che ci impone di non disprezzare niente e nessuno, di non mettere parenti troppo rigidi di distinzione tra chi è dentro e chi è fuori, di non cedere alla tentazione di contarci e di serrare le fila dal momento che lo spirito della Pentecoste soffia dove vuole. In questa esperienza mistica di fraternità abbiamo potuto verificare inoltre come la Madonna, abbattendo muri e costruendo ponti, possa essere il vero punto di convergenza e di comunione, non solo sul versante ecclesiale tra le nostre diocesi e, permettetemelo, i nostri presbiteri, ma anche su quello civile e sociale, tra le nostre province, i nostri comuni, le nostre popolazioni, tra chi crede e chi, pur non credendo, sente comunque la nostalgia della bellezza e si impegna per la costruzione di un mondo più fraterno. Da Matera a Viggiano, infatti, non vi è angolo della Basilicata dove la Madonna non sia di casa,
dove le sue immagini non siano venerate con affetto dal popolo lucano, dove non sorgano santuari e cappelle in suo onore, dove non si celebrino con gioia e solennità le sue feste. Sì, Eccellenza, la Basilicata è davvero terra di Maria. E quanto accade a Matera ogni 2 di luglio o a Viggiano ogni prima domenica di settembre non fa che confermare questo legame straordinario tra Maria e il popolo lucano. Sotto lo sguardo dolcissimo delle sue icone, il nostro popolo si aggrega e ritrova non solo la sua identità storica, ma anche la sua speranza, la sua progettualità, la sua tensione verso un futuro che ci consenta di superare i tanti ritardi socio-economici accumulati nel corso dei decenni, senza tuttavia dimenticare chi siamo e da dove proveniamo. La Madonna di Viggiano, Eccellenza, è una Madonna pellegrina, una Madonna in uscita, direbbe Papa Francesco, abituata a pellegrinare non solo da Viggiano al Sacro Monte e viceversa, ma anche per i paesi e le contrade dell'antica Lucania, dalla Valle del Sele al Vallo di Piano, dal Basento al Sinni, dal Salernitano alle terre dell'Alta Calabria, da Potenza a Matera. Per la Bruna, invece, si è trattato di una prima volta e noi siamo particolarmente onorati che questo sia accaduto proprio qui a Viggiano, sede del santuario regionale e cuore della storia mariana della nostra terra. Di questo privilegio siamo grati innanzitutto a lei, alla Vergine Santissima ovviamente, ma anche a coloro che hanno in qualche modo mediato la sua volontà di essere tra noi, i nostri arcivescovi, Vostra Eccellenza e Monsignor Ligorio, i cari Don Francesco Di Marzio e Don Angelo Gallitelli, rispettivamente delegato arcivescovile per la festa della Bruna e parroco della Cattedrale di Matera, il presidente e i membri del comitato cittadino incaricato di curare i festeggiamenti del 2 luglio nella città di Sassi, i rispettivi sindaci delle due comunità che al termine di questa celebrazione sottoscriveranno un patto di amicizia tra le due città di Maria. Come già ho avuto modo di dire domenica scorsa e concludo, Matera, Eccellenza, costituisce per la nostra regione e per l'intero paese un esempio di come passato e futuro, memoria e sviluppo, tradizione e progresso non solo possano, ma debbano essere sempre coniugati insieme. Matera, patrimonio UNESCO e capitale europea della cultura, ha saputo fare infatti del suo passato il suo futuro, della sua tradizione il volano del suo sviluppo, dei suoi splendidi monumenti e della sua millenaria cultura il suo biglietto da visita per sedere da protagonista al tavolo delle città più attrattive e stimolanti del nostro vecchio continente. Viggiano, come ne vorrà il signor sindaco, Viggiano non ha ovviamente queste pretese, ma anche noi siamo consapevoli di essere custodi di un patrimonio di fede e di cultura che appartiene di diritto a tutta la regione e che può costituire ancora oggi un elemento fortemente identitario del carattere lucano, dal quale anche le istituzioni civili possono ripartire per mettere in relazione le attese del domani con le radici di ieri. Insieme affidiamo dunque Matera e Viggiano alla protezione dolcissima della Madonna e con esse tutta la nostra regione basilicana, nella convinzione che quanto più essa sarà terra di Maria, tanto più sarà anche terra di pace, terra di accoglienza, terra di progresso autenticamente umano. Questa è la nostra speranza, questo sia anche il nostro impegno. Amen. Amen.